patrimonio, le variabili messe a fuoco sono da percorrere sicuramente. E io credo anche con punti di vista diversi e tenendo conto delle scale che attraversa questa, come dire, progetto ancora da costruire dentro le scuole e fuori delle scuole. Molto interessante anche questo interrogarsi sulla figura dell'architetto e altre figure che ne potranno sortire. Quindi grazie molte e presento Daniela Spiegel, che abbiamo conosciuto oggi, nel senso che abbiamo avuto un, come dire, carteggio, ma non ci eravamo viste prima, che viene dalla Università Bauhaus di Weimar, quindi altra tradizione, e che ci parlerà della, del modo in cui le discipline del restauro sono insegnate nel suo paese, in Germania, facendo poi un fuoco più attento sulla sua stessa università. Grazie mille. Gentili signore e signori, ringrazio prima tutto quanto. No, non vedo. Ok, prendiamo questo. Meglio? Sì. Meglio. Ok. Di nuovo, gentili signore e signori, ringrazio prima di tutto per la cortese introduzione e aggiungo di essere molto onorato di aver ricevuto l'invito di partecipare oggi a questo convegno internazionale sull'insegnamento del restauro nelle scuole di architetture europee e di apportare il mio contributo sulla situazione in Germania e soprattutto dell'Università del Bauhaus di Weimar. Nel mio intervento cercherò di concentrarmi sulla tutela dei monumenti storici e sottolineo cercherò perché in questo caso è ben noto che non si tratta di un'unica disciplina ma di un insieme di teorie e di ambiti lavorativi legati tra loro. Premesso questo, è da sottolineare che i contenuti della tutela dei beni culturali si trovano in diversi dipartimenti universitari, prevalentemente nell'insegnamento della storia dell'arte e architettura, ma anche nel restauro, nell'archeologia, nell'urbanistica, eccetera. In riferimento alla prassi, anche da noi era chiuso nella divisione discipline di dipartimento, rispecchiando l'allegoria della Torre di Babele, un alto potenziale di conflittualità basato per lo più su problemi di comprensione, ma anche scaturito dalla forte coscienza di sé delle singole discipline, le quali esigono di essere sovrane dell'interpretazione nell'ambito problematico. Si osservano anche battaglie di trincea fra teorici e pratici. Nel superamento di tali battaglie, aggiunto alla creazione di un dialogo tra le diverse discipline, si trova l'obiettivo del gruppo di lavoro per la teoria e dottrina della tutela di monumenti, fondato nel 1977. Questo gruppo consiste in un'associazione di professori e professoresse e altri specialisti e specialiste che insegnano e fanno ricerca in questo campo. Il gruppo di lavoro conta circa 100 membri che provengono specialmente dagli stati di lingua tedesca, ma anche da colleghi italiani, belgi, provenienti dai Paesi Bassi, dall'Inghilterra, dalla Slovacchia, Croazia e Romania. L'associazione si identifica come rappresentante degli interessi della disciplina della tutela di beni culturali e appartiene al Comitato Nazionale Tedesco per la tutela di beni culturali e all'ICOMOS Germania. Come potete vedere sul screenshot, il sito web della nostra associazione è situato presso la cattedra della nostra università, sulla quale tornerò più tardi. Partendo dall'iniziativa del gruppo di lavoro, sono stati messi a disposizione presso varie università dei corsi master post laurea con accesso multidisciplinare,
il primo a Bamberga nel 1982. L'obiettivo era ed è insegnare ai rappresentanti delle singole discipline, sia durante il tirocinio che durante il lavoro, la metodologia e i contenuti delle altre discipline, così che gli studenti imparano ad apprezzare e riconoscere che la tutela di beni architettonici può funzionare solo nella comunione della disciplina o interdisciplinarità. La mappa, come anche il grafico qui rappresentato, furono prodotti nell'ambito di un workshop che ebbe luogo nel 2009 in occasione del 10° anniversario della formazione del corso Marsta all'Università Tecnica di Berlino, dove fui a suo tempo collaboratrice scientifica. Allora vennero invitati i rappresentanti di tutti i corsi di studio post laurea per un scambio di esperienze. La rappresentazione comparativa dei parametri, sia del contenuto che formali, mostra il ventaglio professionale dei corsi di studio raccolti insieme è molto ampio e che non tutti si definiscono esclusivamente come studi della conservazione. Ciò nonostante, la dottrina dei contenuti di restauro forma un denominatore comune. Ad esempio, Bamberga, Berlino e Regensburg sono incentrate sullo studio architettonico urbanistico, mentre Cottbus, Halle, Karlsruhe, Hildesheim e Potsdam sono più incentrate sulla manutenzione e il risanamento di edifici storici. Da notare in chiave positiva è il fatto che i singoli corsi di laurea non sono in concorrenza uno con l'altro, bensì all'interno del panorama universitario si completano, di modo che gli studenti possano scegliere il corso di laurea più adatto a seconda dei loro interessi centrali e della situazione personale. Ci sono dei corsi paralleli alla professione o di tempo pieno. Riguardo la situazione dell'educazione base, non sussiste al momento un quadro chiaro. È certo che tramite le numerose cattedre di architettura, storia dell'arte e anche di altre discipline vengono insegnati contenuti provenienti dalla conservazione storica o dal restauro, ma non è possibile affermare con che intensità e su quali contenuti ci si sofferma di più. Per avere una panoramica della situazione e guadagnare dati statisticamente validi, è attualmente in corso un sondaggio iniziato dal gruppo di lavoro succitato, che però attualmente ha ancora un carattere di work in progress. Per potervi raccontare ancora qualcosa sul tirocinio di conservazione presso le università di architettura tedesca, mi muovo quindi di nuovo sul terreno conosciuto. L'Università Bauhaus di Weimar, dove da un anno e mezzo lavoro come assistente scientifica, come postdottorato, alla cattedra di Hans Rudolf Meyer, che presiede attualmente il suscitato gruppo di lavoro, e per quello che il sito web del gruppo è situato presso la nostra cattedra. Di sicuro il nome Bauhaus Università risveglia in voi inizialmente associazioni del tutto differenti. In effetti la fama di questa università è dovuta più dalla parola Bauhaus, dove nel 1919 venne fondato il Bauhaus Stadthalle, nell'edificio disegnato di Henry van Velde nel 1907. Rimase, come si sa, solo per pochi anni e nel suo curriculum non c'è traccia né di storia dell'architettura né di conservazione o restauro, essendo Gropius e i suoi colleghi avanguardia dell'arte moderna classica, erano molto dediti a liberarsi finalmente del peso del storico. La svolta politica a destra, Weimar fu una delle prime città a votare il nazionalsocialismo già negli anni venti, condusse all'espulsione del Bauhaus, che si trasferì poi a Dessau. Ne conseguì una fase
di gran lunga meno innovativa sotto forma di scuola statale dell'artigianato e architettura che a partire del 1930, sotto la direzione di Paul Schulz in Naumburg, un paladino dello stile Heimatschutz e nazista convinto, cercò di eliminare ogni traccia del Bauhaus. Dopo la Seconda Guerra Mondiale lo successe Hermann Henselmann, che conoscete come l'architetto della famosa Torre di Berlino, sul seggio di preside della ora battezzata Università d'Architettura. Su direttiva sua venne istituita nel 1949 la Cattedra per la Conservazione Storica, con cui si ebbe per la Germania la prima cattedra specificamente denominata tale. La cattedra venne occupata da Hermann Weithaas, un architetto e storico dell'arte. Esso riferisce che l'intenzione di Henselmann di fare dell'Università di Weimar il centro dell'educazione alla conservazione non incontrò favore. Weithaas insegnava tecniche di costruzioni storiche, poi anche storia dell'architettura e storia dell'arte. Per il quinto anno di studio offrì temporaneamente un tirocinio di approfondimento nella conservazione edile. Una revisione della sua attività per l'Università di Weimar è attualmente in corso. Dopo il ritiro di Weithaas, nel 1968 non ci fu un nuovo appello e la cattedra rimase vittima della riforma dell'università applicata della Germania democratica. Al suo posto fu istituito un settore scientifico di teoria e storia dell'architettura che venne presieduto solo in modo superficiale da Ludwig Deiters come professore onorario. Il suo incarico reale di conservatore generale della DDR fu però talmente esauriente che non gli fu possibile da Berlino impegnarsi nella cattedra. Solo una lezione durante il semestre invernale è documentato. Nel 1980 il campo degli studi per la conservazione fu trasferito al primo assistente Hermann Wirth, anche lui architetto. Una vera e propria cattedra fu istituita nuovamente solo nel 1992, ovvero dopo la caduta del regime della DDR, quando dall'ambito scientifico vennero istituite quattro nuove cattedre. La prima teoria dell'architettura, la seconda storia dell'architettura, poi storia dell'arte e il quarto rilevamento e conservazione. Il lavoro di Wirth a Weimar si incentrava, secondo i problemi del tempo, sulla salvaguardia dei monumenti, per cui il rilevamento dettagliato era da una parte un tema importante, ma ugualmente l'ideazione, cosicché l'ideare, il progettare, l'architettare nel contesto della tutela del monumento, acquisì importanza centrale all'interno della dottrina universitaria di Weimar. Nel 1996 il nome venne di nuovo cambiato, oggi Università Bauhaus. Inoltre, ricordandosi dell'orientamento artistico del vecchio Bauhaus, sono stati aggiunti alle facoltà di architettura ed ingegneria civile le due facoltà design e media. Riguardando la facoltà di architettura, accanto al normale studio di architettura c'è anche architettura mediale e diversi corsi di studio urbanistico. A seguito del ritiro di Wirth nel 2005 ci fu non soltanto un cambio di personale ma anche l'unione delle cattedre di conservazione e storia dell'architettura. Sin dal 2008 questa cattedra viene presieduta da Hans-Rolf Meyer, che come già detto presiede del gruppo di lavoro per teoria e dottrina della tutela dei monumenti. Come sappiamo tutti, le cattedre vengono sempre influenzate in modo sostanzioso dai loro presidi, per cui vorrei spiegarvi brevemente il suo background. È storico dell'arte, medievalista e teorico di monumenti.
Era stato professore per ricerche monumenti e ricerche urbanistiche applicate all'Università Tecnica di Dresda. Lì fu anche preside dell'allora corso di studio post laurea che si chiama Conservazione Monumentale e Sviluppo Urbanistico, che non c'è più. Inoltre è membro del Consiglio della Conservazione Regionale di Turingia e Sachsen-Anhalt, ICOMOS, così anche in diversi altri consigli. Nostra cattedra offre lezioni, progetti e seminari sia per il bachelor che per il master. Per il bachelor è obbligatoria la lezione di storia di architettura, che si chiama Dalla campana preistorica al gotico nel primo semestre e dal gotico all'Ottocento nel secondo. Per la storia moderna c'è una lezione specifica presso la cattedra di storia e teoria dell'architettura moderna, come la Bauhaus Università pone molta attenzione particolare alla modernità. I contenuti delle lezioni non sono esclusivamente di storia dell'architettura, bensì anche storia della tecnica della costruzione o storia delle ricezioni. Per il master c'è la lezione Heritage Management, obbligatoria pure quella, che, come potete vedere, cerca di ricoprire l'intera varietà della materia. Allora, la storia, valori, metodi, registrazione, documentazione, l'architetto al monumento, eccetera. In aggiunta offriamo vari progetti e seminari, assistenza su tesi bachelor e master, nei quali, in concomitanza alla denominazione della cattedra, vengono trattati sia temi storico-urbanistici che temi di conservazione. In corrispondenza all'interdisciplinarietà della quale abbiamo parlato inizialmente, anche noi siamo un team di 4 architetti, 3 storiche dell'arte ed un storico, incluse 3 di noi che hanno assolto un master post laurea in restauro. Più della metà delle persone che vedete qui sono finanziate da fondi terzi a progetti di ricerca. Ovviamente non l'università, tanto soldi a pagare tutti noi. Grazie a tale varietà possiamo, nonostante chi siede sulla cattedra non sia architetto, continuare la tradizione dell'ideazione in un contesto di restauro. I progetti da noi offerti, dei quali ve ne vorrei mostrare uno più in dettaglio, sono molto amati dai studenti. Una volta infetti dal virus, molti vogliono fare anche la tesi da noi. Il progetto Zeukos si trova qui a Ecco Weimar, ecco qui al centro, si occupa di una zona al centro della città vecchia di Weimar che è molto trascurata, sebbene così ottimamente situata direttamente dietro la piazza del teatro e il museo del Bauhaus. La costruzione originale era un monastero francescano del 400, conservata da questo periodo, e la chiesa, oggi sconsacrata e parte dell'Università Musicale di Weimar, è lo spazio del cortile del vecchio chiostro. Lì si trova adesso un parco giochi abbastanza trascurato insieme ad un parcheggio. Verso ovest le rovine del vecchio arsenale, distrutto nella Seconda Guerra Mondiale, sono adiacenti ad un posteggio per carrozze dei primi dell'Ottocento, accanto al quale fu costruita durante la trasformazione in museo del Bauhaus nel 1955 una sala di esposizione. Nel pennacchio si trova quella che fu una scuola industriale molto male ridotta a causa del lungo disuso. Accanto un palazzo d'abitazione del dopoguerra. Prima di iniziare a ideare e progettare su carta, si è attuata una dettagliata analisi della complessa storia urbanistica dell'area in questione, che venne visualizzata in un piano delle fasi di costruzione. In più si esaminò i valori monumentali delle singole costruzioni e dei problemi urbanistici, oltre ad analizzare il potenziale dell'area.
Partendo da questa analisi si fissarono gli obiettivi che raccomandavano la chiusura dei spazi vuoti sul lato est, oltre all'integrazione della rovina dell'arsenale in un nuovo edificio. Per l'edificio degli anni 50 sul lato nord ci furono opinioni diverse. Alcuni dei studenti lo reputarono degno di conservazione in quanto testimonianza della DDR, altri raccomandavano al suo posto un edificio nuovo. Fra gli svariati disegni ve ne mostro il seguente, un tesi master che vedete qui. Urbanisticamente il progetto propone la conservazione dell'edificio degli anni 50. I spazi vuoti sia al nord che all'est vengono di nuovo chiusi, ossia ricondotti su dimensioni storici dei vicoli, tramite un nuovo edificio di abitazioni e negozi sul lato est, che è quello marrone qui. Quello grigio scuro, quello sì, stavo un po' confusionato. Tramite un nuovo edificio di abitazioni e negozi sul lato est, il spazio interno riguadagna le dimensioni del cortile del chiostro. Per il lato ovest si propone l'integrazione della rovina in un edificio nuovo per artisti, quello del marrone, con la quale si riprende l'uso che dell'arsenale venne fatto a partire dall'Ottocento fino alla sua distruzione. Un ulteriore baricentrico della cattedra è dedicato alle costruzioni del modernismo post-guerra, innanzitutto della DDR, i valori monumentali della quale ancora oggi sono difficilmente compresi o mediati. Partendo dai miei stessi punti di ricerca, l'architettura vacanziera della DDR, ho offerto durante il semestre scorso un progetto di teoria nel quale studenti di master venivano introdotte nel lavoro storico-architettonico. Prima ci siamo avvicinati dalla tematica presso la letteratura secondaria, cioè osservare e paragonare la storia e l'architettura del turismo di paesi diversi. Dopo furono elaborati monograficamente alcuni precisi edifici del Thüringer Wald, una zona più importante per le vacanze nella DDR dopo il Mar Baltico. Temi importanti erano l'attenzione dedicata a fonti diretti, come anche il lavoro negli archivi e l'esame di giornali dell'epoca, la critica delle fonti stesse da parte degli studenti e lo sviluppo di testi scientifici. In tutti si è rivelato una grande sfida per gli studenti in quanto terreno ancora sconosciuto. Anche in questo progetto l'analisi di possibili valori monumentali ebbero un ruolo importante, oltre alla revisione della storia urbanistica e dell'uso degli edifici stessi. Il tutto fu accompagnato da un seminario sociologico sul turismo di massa, oltre a un seminario sulla metodologia del lavoro scientifico. Da un seminario in 2012 che si occupava degli edifici della DDR nella città vecchia di Weimar, nacque l'idea di pubblicare una serie propria della nostra cattedra specializzata sulle ricerche sull'eredità culturale urbanistica della DDR, nella quale pubblichiamo sin dall'anno scorso testi di ricerca e di qualificazione dei nostri studenti o laureati. L'impegno della tutela e cura di monumenti di questa cattedra, specialmente per la modernità dell'Est, non si limita però alla teoria. Così nel 2011, anche grazie all'iniziativa di molti studenti, si poté non solo proteggere un edificio che si trova qui anche a Weimar, un edificio che fa parte dell'università, la vecchia mensa, che vedete qui, si poté non solo proteggere dalla demolizione, ma si poté persino mettere sotto tutela monumentale. L'architetta era stata anche professoressa dell'università. La risoluzione di restauro e di conservazione di Chiara
la mensa è, con la sua peculiarità urbanistica, la sua forma architettonica, l'estetica formale e di colore, una testimonianza importante della tarda architettura moderna della DDR. Oltre a ciò, è uno dei pochi esempi originali arrivati ai nostri giorni di questo stile architettonico. L'alta qualità architettonica è l'espressione della formazione entro il quadro particolare di una rinomata università d'architettura e con ciò anche parte della storia dell'università Bauhaus. Pure il previsto restauro dell'edificio, incluso il nuovo uso di una parte di esso per l'archivio della modernità, fu progettato nell'ambito di una tesi master. In conclusione, si può constatare che, almeno a Weimar, la dottrina del restauro è molto bene affermata. I progetti da noi offerti mostrano, soprattutto nei master, grande favore, per lo più quando vi è incluso un lavoro di progettazione. L'offrire e seguire di tali progettazioni è anche un garante affinché gli studenti vadano oltre alla semplice constatazione, cosa che va a vantaggio del restauro qui in Germania. Il fatto che poniamo grande attenzione sull'analisi urbanistica e del restauro non spaventa gli studenti e ne vale la pena. Da anni i lavori delle nostre studentesse e studenti vengono premiati dalla fiera del restauro a Lipsia. Questo campo è talmente attraente e avvincente che anche le cattedre per la progettazione normale offrono sempre di più spesso progetti che si muovono in aree di importanza storico, urbanistica e di restauro. Facciamo delle collaborazioni insieme. Perciò forse ci avviciniamo passo dopo passo al desiderio di Hermann Henselmann di fare dell'Università di Weimar finalmente il centro dell'educazione al restauro qui in Germania. Ringrazio calorosamente per l'attenzione. Colleghi e amici dell'Università di Valencia, vi presenteranno invece il caso della Spagna, dove in pratica quasi questa disciplina non c'è, e dove loro, che sono professori di composizione architettonica, forse vi diranno anche come e perché sono tra i più attenti anche studiosi e progettisti, tutte e due. Lavorano moltissimo dentro le università al patrimonio, al suo destino e al suo progetto. Grazie. Buongiorno, grazie per questo invito, siamo ben contenti di essere qua per cercare di parlare dell'insegnamento del restauro in Spagna. Per noi è una preoccupazione, quindi siamo contenti di poter parlare e condividere con voi le nostre idee in merito. E entrambi siamo professori del Dipartimento di Composizione, però entrambi siamo professori del corso di restauro, e verrà fuori durante il nostro discorso. E il Dipartimento di Composizione in Spagna in generale è un po' diverso da quello che forse possiamo capire in Italia come Dipartimento di Composizione. Il Dipartimento di Composizione in Spagna è, diciamo, che unisce quelli che sono gli insegnamenti di storia dell'arte, di storia dell'architettura, teoria dell'architettura, restauro e composizione, però inteso non tanto come progettazione, come studio della composizione, quindi come parte, diciamo, di storia dell'architettura, critica dell'architettura. Questo è, diciamo, un po' il nostro contesto. E quello che vi faremo, diciamo, quello che vi racconteremo va un po' da cercare molto molto velocemente di ricapitolare quello che è la creazione un po' delle scuole d'architettura e il senso del restauro dentro di quelle prime scuole di architettura, e soprattutto ci centreremo sulla situazione attuale in Spagna di quello che è l'insegnamento attualmente e sulla nostra esperienza, che è quella che evidentemente conosciamo meglio. Passo la parola a Fernando. Buongiorno, cercherò di fare un contesto storico
dell'insegnamento in Spagna. Prima cosa, il primo spunto che teniamo in questo senso è la creazione a metà del Settecento delle Accademie di San Fernando, anche l'Accademia di San Carlos, San Fernando a Madrid e San Carlos a Valencia, che comincia a interessarsi per il patrimonio, che sceglie gli architetti per fare rilievi, che fa delle raccomandazioni, eccetera. Dopo l'altra tappa di questa storia sarebbe il 1835, quando c'è il periodo dell'esproprio, no? dai beni ecclesiali, e infatti allo stesso tempo che si fa questo esproprio si fanno delle leggi di protezione che non sempre funzionano bene, però almeno si cerca di fare. Nel 1844 si creano due cose: una è la commissione dei monumenti, io direi anche un po' nella stessa linea che anni prima era creata anche in Francia, e anche la facoltà di architettura, la prima facoltà di architettura detta così di Spagna, che è quella di Madrid, e molto centrata, come sarebbe naturale in quell'epoca, sul restauro in stile, sulla storia architettura e restauro in stile. In Spagna c'è una via d'entrata molto, molto potente, molto forte delle idee di Gabriel Ledoux, bene addirittura scelto come accademico di San Fernando nel 1868, quindi l'Accademia di Madrid, e i suoi scritti sono molto diffusi. Il francese è una lingua veicolare in quel momento in Spagna, più estesa per esempio che l'inglese. E dopo questi testi vengono tradotti, e soprattutto da un professore di Madrid che era Antonio Zabaleta, vengono pubblicati come a rate, come si dice, per capitoli, ecco, appuntate, e nel Bollettino Spagnolo di Architettura. E bueno, questi sono restauri conosciuti in stile in Spagna, soprattutto esempi che sempre si tirano fuori, come la Cattedrale di León, la Cattedrale di Burgos, niente di sconosciuto per voi probabilmente. Dopo ci sono studiosi molto valiosi come conoscitori della storia dell'architettura, straordinari scrittori di libri che ancora servono di riferimento, come Vicente Lamberez, che allo stesso tempo sono difensori, sono come i Gabriel Ledoux spagnoli, che cercano un po' di restaurare in stile, e sono pienamente convinti della giustificazione della sua linea, anche se in Italia, soprattutto in altri paesi, cominciava a sentirsi altro tipo di discorsi. In Spagna si prolunga un po' con Vicente Lamberez fino a 1920, così questa idea. E dall'altra parte c'è una storia ancora non scritta, molto interessante, io credo che sarebbe la cosa più interessante che c'è in Spagna, che è la creazione dell'Istituzione Libre d'Insegnanza nel 1876 da una serie di professori ordinari della Università di Madrid, che è molto sulla linea di pedagogi innovatori tipo Krauss, tipo Froebel, che crearono questa istituzione che era un progetto basato sulla libertà di cattedra e l'indipendenza di insegnamento di qualsiasi dogma politico, religioso e morale. Nel 1876 mi sembra una cosa veramente da notare, tra l'altro perché loro più tardi, nel 1910, creano la chiamata residenza degli studenti, è una specie di college dove vengono insieme gli studenti. Hanno delle novità pedagogiche molto interessanti, hanno un rapporto molto stretto con personaggi come Russell, Bergson, Darwin, Dewey, Montessori, Unamuno, Tolstoi, Tagore, e addirittura, non so, credo che 1921 invitano Albert Einstein a spiegare le teorie della relatività a Madrid, le corruzioni passa anche da Madrid, dalla conferenza della residenza degli studenti. Quindi praticamente tutta l'avanguardia intellettuale di quel momento, in quei 50 anni, dal 1876 fino alla guerra civile spagnola, si trova là.
possiamo dire negli anni 20 studenti della residenza degli studenti erano Salvador Dalí o erano García Lorca o era Buñuel. I film di surrealisti di Buñuel sono nati là e sono nati tanti premi Nobel. Allora, perché sto parlando di questa istituzione? Perché sono loro che leggono in inglese, portano la cultura inglese, portano a Ruskin in Spagna e creano un'altra cultura parallela a quella di Viola Ledoux in Spagna. E loro addirittura fanno il tea time alle 5, prendono il tè, cioè prendono anche cultura inglese, fanno anche la cultura del camminare, di scoprire i monumenti, le rovine nel paesaggio, la cultura della valorizzazione del paesaggio, quindi tutto molto sulla linea inglese. E nascono tanti importanti architetti storici. Puoi passare? Come per esempio Leopoldo Torres Balbás, che nasce anche di quel brodo. Realmente lui impara impara architettura, impara anche da uno storico importante che è Manuel Gómez Moreno, lui è stesso un monumento a sé, nasce nel 1870 e comincia a leggere, scrivere e a ricercare con 15 anni e non smette fino al 1970 che muore con 100 anni, cioè era una persona realmente importante nella storia spagnola. Quindi lui, che secondo me è l'avanguardia un po' del restauro spagnolo in quel momento, nasce di quel brodo, basta. O per esempio, non voglio allungarmi, per esempio ci sono questi interventi come quelli della Cabina del Partal, dove si fa un'integrazione un po' sulla Gestalt, Leopoldo Torres Balbás leggeva in 6 lingue, era ben aggiornato di quello che stava succedendo e quindi fa delle cose realmente di vanguardia nel pensiero di restauro. Dopo arriva quello che sempre arriva in Spagna, quando si fa una storia arriva la guerra civile e cambiamo completamente il panorama, cambia il scenario ed è un peccato. Io lo stavo contando anche con Camilla ieri, dico, chissà cosa sarebbe successo se non fosse stata la guerra civile, perché c'era una linea di intellettuali molto interessanti in Spagna, c'era un'instabilità politica incredibile, ma questa linea intellettuale è sparita, quindi il 10% è rimasto in Spagna sotterrato e zitto, ma è rimasto, il 30% è morto durante la guerra civile e il 60% è finito in Messico o negli Stati Uniti, eccetera. Però tutto questo è morto, è finito, là è finito tutto. Allora, quando arriva dopo la guerra civile, si usa la ricostruzione dei monumenti, il restauro come propaganda politica. Qua vediamo il caso del paese di Belchite, che è rimasto in rovina, come un esempio, ma anche il restauro dei monumenti si utilizza in una maniera molto indirizzata ideologicamente e ritorniamo un po' alla storia in stile dell'Ottocento. Tra gli esempi c'è questo personaggio, anche lui un monumento di se stesso, lui spende Hidalgo, che lavora quasi 60 anni su restauro e fa dei restauri stili dappertutto in Spagna. Finisce questo periodo con l'arrivo della democrazia e simbolicamente arriva il Guernica di Picasso, che era ancora a Parigi, viene a Madrid e si musealizza a Madrid. E si crea la legge del 1985, una legge del patrimonio spagnolo che praticamente si aggiorna con le leggi che stavano in quel momento in tutta Europa, un nuovo concetto di patrimonio con livelli di protezione, di beni culturali di diverso tipo. La responsabilità, questo è interessante, in materia di patrimonio in Spagna si passa a tutte le regioni e lo Stato si tiene solo una piccola parte di questa responsabilità, quindi la responsabilità si dà alla soprintendenza regionale di ogni parte. Nel frattempo il restauro non si insegnava nelle scuole di architettura, quindi realmente te lo dovevi cercare da solo, cioè nel senso che dovevi cercare un po'. Camilla è stata educata allo IUA, ma io sono stato educato in Spagna e ho dovuto cercarmi i miei libri, i miei corsi per imparare il restauro. Io sono un caso un po' di architetto spagnolo che ha dovuto interessarsi e ha dovuto fare un po' i pellegrinaggi fino
a costruirsi una formazione. C'erano come fonti di formazione, c'era il Courser di Barcellona, c'erano altri corsi in Barcellona, corsi in Siviglia, corsi in Logroño, che si succedevano periodicamente e che servivano un po' come incontro, come punto di riflessione, ed era quello, non c'era più. Dopo c'erano le riviste degli anni 80, che erano riviste d'architettura moderna, che ogni tanto mettevano qualcosa di restauro, se lo vediamo soprattutto adesso con prospettiva, vediamo che emerge una mancanza di informazioni, di criteri, era molto aleatorio. Negli anni 90 si creano varie riviste, tra cui Loggia, che dividiamo noi, RR, PH, i Papeli del Partal, e altre pubblicazioni che non sono riviste, però che servono anche con un po' di riferimento per la formazione. Ecco un po' di interventi degli anni 80, dove realmente si vede un po' questa grande ventaglio di tipi di interventi con una presenza molto forte del rifacimento, a volte un rifacimento moderno, a volte cose, non so che se conoscete più di uno quello che stavo mostrando, soprattutto forse il Teatro Romano di Saluto, che è molto vicino a Valencia, e che danno un'idea di questa forma un po' di intervenire un po', o di cercare a volte addirittura di coniugare, mettere insieme restauro più l'avanguardia, quindi è una cosa un po' scivolante o pericolosa, no? Infatti questo veniva anche di un pensiero, era quasi programmato da scrittori come Ignacio de Sola Morales, che diceva né conservazione né restauro, intervento architettonico. Lui parlava e diceva restauro stilistico è de modè, è retrogrado, è codardo, lo definiva così, si identifica con la parte un po' ma più franchista. E la conservazione lui la diceva che era un atteggiamento timido e un atteggiamento anche come di sfuggire della realtà, che realmente non si comprometteva. Allora ha inventato questa parola un po' di intervento architettonico, che sembra intervento, almeno nel contesto etimologico spagnolo è più un intervento militare, sembra un coup d'état, no? E realmente quella la sensazione, arrivare e farsi notare, no? Nel senso che dopo questa un po' capacità degli architetti durante 40 anni di fare qualcosa di moderno sul vecchio, adesso facciamo qualcosa di intervento. Dunque, dobbiamo arrivare più o meno alla fine degli anni 90. In realtà diciamo che il processo di riflessione sulla figura dell'architetto in quel momento comincia evidentemente con l'arrivo della democrazia, un momentino di tempo di assestamento sulla situazione. E più o meno diciamo che con 92 e 94 è quando si comincia a pensare che tipo di architetto vogliamo, che cosa deve fare l'architetto, che tipo di professione vogliamo formare in questi architetti nelle scuole. C'è un dibattito abbastanza importante sulla differenza tra un architetto generalista e un architetto specialista, e l'architetto deve saper fare tutto o l'architetto deve essere specializzato, cosa che va avanti durante abbastanza tempo e si arriva a definire che deve essere il generalista. L'architetto deve saper fare tutto. Quindi l'altra fase di dibattito, che coincide un po' con i 3+2 italiani, e il fatto se il corso di laurea deve essere a ciclo unico o in due cicli. E una forte battaglia difende il corso a ciclo unico, dicendo che è impossibile formare un architetto in 3 anni, per cui l'architetto deve essere formato in 5 anni e deve essere generalista. Quindi, architetto generalista in 5 anni, definito a livello legislativo l'ultima volta nel 94. Però si dice anche che si deve aprire a corsi opzionali perché ognuno sia in grado di disegnare il suo proprio curriculum. Quindi si introduce questa possibilità, non è una specializzazione come tale, ma insomma si apre un pochino a che uno possa scegliere una determinata linea. E in parallelo si vanno definendo le competenze professionali, in concreto nel 99, quando si definiscono a livello legislativo. Quindi le competenze professionali dell'architetto sono fondamentalmente tre a livello di edificazione:
Uno è l'edificio in nuova costruzione, il secondo sono opere di ampliamento, trasformazione, riforma, riabilitazione che non alterino, che alterino la configurazione degli edifici esistenti, quindi si dà per scontato che questi tipi di interventi devono alterare l'edificio esistente, e dopo un terzo capitolo, un terzo blocco, che sono interventi su edifici catalogati che hanno qualche tipo di protezione a carattere artistico ambientale. E vuol dire che tutti gli architetti hanno la competenza per intervenire in tutto, praticamente, da quello che non è protetto a quello che è protetto, al monumento, a qualsiasi tipo di edificio. E fino a quel momento non c'era nessun tipo di insegnamento di restauro, di neanche di riuso, di riabilitazione, di niente in assoluto. Questo è il piano di studio che deriva, rimettiamo quello di Valencia perché è forse il più significativo in questo senso, nel 2002, il piano che deriva esattamente da queste riflessioni. Piano di studi che introduce per la prima volta nella storia della scuola di Valencia, due o tre anni prima era stato introdotto nella scuola di Granada, un insegnamento di restauro al quinto anno. E al quinto anno significa che lo studente arriva al quinto anno senza averne mai sentito parlare. Arriva al quinto anno e scopre che esiste un altro mondo. E quindi la reazione normalmente è: ma come, in cinque anni non mi hanno parlato nulla di tutto questo? Però vabbè, perlomeno qualcosa al quinto anno, cioè è già qualcosina di più che non avere nulla. A livello di corsi opzionali, la scuola di Valencia nel 2002, nel piano del 2002, offre 15 corsi opzionali intorno al restauro. Non è un caso che mi metta intorno, perché non sono di restauro, sono intorno di una forma generica. Per cui abbiamo da quello che è rilievo, a analisi di sistemi costruttivi, intervento, e a quello arrivavo, e tecniche di intervento, e ci sono vari corsi di progettazione che sono sul, dentro, sopra, sotto. Io dico sempre ci sono come vari modi di dire, perché ognuno voleva intervento in qualcosa, quindi uno mette intervento sul, l'altro intervento dentro, l'altro intervento fuori, l'altro intervento intorno. Ci sono 4-5 corsi di questo tipo, che non si sa molto bene dove si interviene. Però c'è questa offerta di 15 corsi che sembra interessante, no? È una svolta interessante. Continuiamo con la storia della progressiva definizione dei nostri titoli, e inizia tutto quel famoso processo che noi chiamiamo di Bologna, che viene in Bologna, evidentemente, di quella famosa riunione a Bologna, e quindi tutto questo processo di convergenza, diciamo, dei titoli a livello europeo. E varie normative, varie definizioni, il libro bianco che noi chiamiamo, non so come lo chiamate voi, cioè il libro che definisce a livello ministeriale quelle che sono le competenze di ogni titolo. Nel caso di architettura, della facoltà di architettura, esistono due tipi di competenze che hanno a che vedere con il patrimonio. Una è la protezione del patrimonio edificato, dove la competenza viene data fondamentalmente al Dipartimento di Composizione, e quella di intervento nel patrimonio, dove la competenza principale c'è la progettazione e poi, diciamo, di modo secondario, composizione, urbanistica e costruzione. E questo si traduce poi, questo è a livello ministeriale, bisogna tradurlo poi nella struttura di quelle che sono le scuole. La struttura in quel momento, quindi nel 2007, erano di 300 crediti divisi in blocchi, che nel caso nostro di Valencia si traduce nel nuovo piano, che chiamiamo, in quel momento lo chiamavamo il piano di Bologna, adesso questo è il piano Bologna 1, perché abbiamo il Bologna 2, poi avremo il 3, il 4, il 5, il 500. Però intanto questo era il Bologna 1, che era quello del 2010. In quel caso, per la poca voce in capitolo che possiamo aver avuto, avevamo chiesto che si anticipasse di un anno il restauro, perlomeno di un anno, quindi che passasse al quarto anno, perché gli studenti avessero tempo al quinto anno eventualmente di fare qualcosina di più se gli era interessato il primo. Per cui si sposta dal quinto al quarto con quella funzione.
E dopo lo vedremo più in dettaglio, ma vi faccio semplicemente notare che il corso di restauro ha 4,5 crediti, che equivale a 45 ore presenziali, e dove ci sono 5 anni in cui si parla di tutto meno che di restauro si parla durante 45 ore. Però noi dobbiamo parlare velocemente. L'Italia si sta impegnando anche meno, forse. Formazione omeopatica. Indovina la forza. Dunque, nel caso del piano del 2010, che è una cosa interessante, si introducono delle specializzazioni. Abbiamo in concreto, ne abbiamo di più, sono 10 specializzazioni, ma diciamo ci fissiamo in queste 4, e fondamentalmente ce n'è una in conservazione. Conservazione, restauro e riabilitazione del patrimonio architettonico, con 4 corsi opzionali. In questo caso lo studente che in quinto anno decide specializzarsi in questo deve fare i 4 corsi. Quindi era, diciamo, una specialità, insomma, relativa, ma insomma sì, di rilievo, di tema di degrado, intervento in generale, quindi più progettuale, e poi un corso sull'architettura non monumentale. Se lo compariamo con le altre facoltà a livello spagnolo, questo è uno studio che aveva realizzato José Luis González nel 2007. È uno studio che ci dà un po' l'idea di quello che succedeva, diciamo, nei piani di studio pre-Bologna, e quindi prima di quello del 2010 che vi ho fatto vedere. È interessante vedere come qui avete 27 facoltà di architettura, delle quali 18 sono pubbliche e il resto sono private, e abbiamo una formazione a livello di grado, una formazione a livello di postgrado, quindi diciamo già una questione di scelta personale. A livello di grado, che è quello che ci interessa, ci sono corsi obbligatori e corsi opzionali. Corsi obbligatori li abbiamo solo e unicamente in 5 università pubbliche spagnole e una privata. Sono i corsi di restauro che si distribuiscono variamente, con differenze in crediti che vanno dai 12 crediti della Università di Alcalà ai 4,5 della Università Politecnica di Valencia. Quindi vario, però solo in 5 di 27. Opzionali ci sono in altre, non in tutte, ma in abbastanza. Quindi abbiamo una varietà ampia, da alcune facoltà che non offrono nessun obbligatorio e un unico opzionale di 4 crediti, a facoltà come quella di Valencia, che offre 97,5 crediti di opzionale, dopo la realtà che ne possono fare solo 2 o 3, però insomma l'offerta è ampia. A livello di postgrado, quello che abbiamo o che avevamo in quel momento erano 6 master ufficiali. C'è una differenza da noi tra un master ufficiale e un master non ufficiale, e l'ufficiale serve, diciamo, come titolo poi di accesso anche al dottorato e via via, e invece il non ufficiale sono corsi più brevi normalmente, come corsi di specializzazione, ma molto brevi. Quindi 6 ufficiali, e dopo ce n'erano 3 di più che erano, diciamo, non ufficiali. Torniamo sulla formazione del grado, che è quello che ci interessa di più, che è la, diciamo, base, e avevamo fatto nel 2011 uno studio di come era andata evolvendo la situazione, visto che avevamo avuto un piano di Bologna nel mezzo, e quindi dovevamo rivedere tutto un'altra volta e vedere cosa era successo dopo Bologna. Dopo Bologna, le 5 università pubbliche che avevano il corso di restauro mantengono il corso di restauro. Quelle 5 università lo mantengono. E con alcune variazioni nel numero di crediti, però più o meno si mantiene. Alcune aumentano un po', alcune diminuiscono, però più o meno diciamo che si mantiene. Sorpresa, soprattutto in Catalogna e Murcia, che è una facoltà di nuova creazione, che è quella di Cartagena, si introducono corsi obbligatori nella formazione basica. E in quel momento sembrava stupendo, 4-5 università di più che vengono e si inseriscono nel club.
Però il problema è che la riforma è arrivata prima che gli studenti arrivassero al quinto anno, che era dove questi corsi erano inseriti. Quindi questi corsi non sono mai stati messi in atto, non ci siamo arrivati e hanno sofferto una seguente riforma che li hanno cancellati. Per cui non abbiamo perso il club e quelli non sono stati inseriti. Quindi c'è stato un momento di speranza, ma no. Quindi siamo rimasti il 5 di sempre. Allora, a livello di opzionali sì che le hanno presi tutti, cioè in tutte le facoltà si offrono quasi tutte, forse c'è qualche pecora nera, ma diciamo che più o meno in tutte le facoltà si offrono corsi opzionali. Adesso arriveremo anche al tema. Allora, a livello di postgrado, qual è l'evoluzione? Ne avevamo 6 più 3 non ufficiali, come abbiamo visto. Ce ne sono molti, attualmente ce ne sono 15 corsi in Spagna ufficiali, però solo 3, che sono quelli che avete evidenziato in eretto, sono nelle facoltà di architettura. Gli altri sono beni culturali, altri tipi di cose, alcune in scienze, altro tipo di cose. Però 3 fondamentalmente, e 3 sono quelli che non sono titoli ufficiali. Cosa è successo? Che dei 6 che avevamo, 3 hanno chiesto la verifica e sono passati, 3 non sono passati, quindi sono sempre i 6 di prima, esattamente gli stessi che avevamo prima. E il tema seguente, che è il tema della distribuzione per dipartimenti e il tipo di contenuti, perché non è solo una questione di numeri, è anche una questione di che cosa si insegna dentro quei crediti e quei numeri. Allora, tra le 5 che vedevamo prima, le 5 facoltà che vedevamo prima, abbiamo 2 facoltà che hanno i corsi di restauro dentro i dipartimenti di costruzione, che sarebbe tecnologia qua, e 2 che ce l'hanno in composizione, che sarebbe il caso nostro e Valladolid, che è uguale, e il caso di Alcalá, che è, si è ridistribuito, erano prima 4 corsi in 4 dipartimenti, adesso uno, francamente non so più dove sia finito, perché non sono più riuscita a trovarlo. In teoria loro ce l'hanno nel piano di studi, ma dopo alla fine non l'ho trovato, quindi non lo so. Però, tornando agli altri, cosa succede? Esiste questa frammentazione di dipartimenti o di differenze. Perché? Perché realmente è più legato alle persone che non al dipartimento. Quindi, per esempio, il caso di Granada, dove chi ha creato quel corso è Javier Gallego, che ha una formazione in restauro, che si è occupato da anni in restauro, per una cosa o per l'altra è nel dipartimento di costruzione, fa lo stesso, si occupa di questo tema e mette il corso di restauro e realmente è una persona che si preoccupa del tema. E il caso di Valladolid può essere che sia una determinata persona e quindi lo crea lì. E quindi è più una questione di opportunità che altra cosa. E quello sì è importante forse, adesso dopo lo riprenderemo, e dopo vedremo il tema degli opzionali, perché tutta questa offerta che esiste, e bisogna capire realmente ognuno che cosa sta dando. Lo riprendiamo dopo, vi faccio vedere prima la nostra esperienza. Bene, rapidamente cosa facciamo noi? Cosa facevamo noi? Perché questo è Bologna 1, adesso stiamo facendo Bologna 2, quindi realmente per noi è Bologna 3 la vendetta. No, ma sul serio che per noi è un po' difficile parlare della situazione perché sta cambiando tutti i giorni, allora non sai, cioè, è come se il terreno si stesse muovendo. E allora abbiamo spiegato cosa è la situazione, che siamo nel dipartimento, ci sono gruppi, quello importante è 6 gruppi di teoria e 12 gruppi di pratiche con 70-80 studenti per gruppo, quindi si fa fatica. E lo schema della distribuzione è così, ci sono 5 unità didattica, una che sarebbe un'introduzione, la 2 sarebbe la storia del restauro, la 3 è il restauro in Spagna e la comunità valenciana. E dopo, allo stesso tempo, l'unità 4, che sarebbe la conoscenza dell'edificio, e la 5 sarebbe il criteri per il restauro. Quello sarebbe il 50% di 45 ore, perché l'altro 50% è la pratica di restauro. E quindi come si fa? No, già dimenticate le dita della presa elettrica. No, allora
Come facciamo? Lezioni magistrali, debattiti, la pratica che stavo parlando, le attività in aula, per esempio i debattiti cosa facciamo? I principi del restauro, del restauro moderno, i principi del restauro contemporaneo. Una volta sono passati per la teoria del restauro, un giorno li mettiamo insieme e facciamo un dibattito tra di loro. C'è qualcuno che mette in sé, come si dice, insimismato e Ruskin, li fa di Ruskin, o sea, e l'altro gli mettiamo un tema di dibattito attuale e cosa penserebbe ognuno di questo tema. È una cosa interessante. Bene, dopo la pratica sarebbe prendere un edificio e fare un progetto di restauro, fare uno studio e fare un progetto di restauro. E hanno queste la unità 4 di appoggio di come fare un rilievo, di come fare uno studio di tecniche di materiale, del degrado, della stratigrafia, eccetera. Vi mostriamo qualche esempio. Questi sono edifici scelti dagli studenti. Qua vedete qualche lamina di questa esercitazione. In realtà sono, tutto questo si fa in 4 mesi, sono 45 ore e vedete che passano da zero, da nulla, a sapere un po' di tutto. Allora è un esercizio difficile che ci vuole un po' di disciplina, se no passa il tempo e non finisci per fare niente. E si deve dire che gli studenti si inganciano in generale, realmente gli piace, c'è un coinvolgimento straordinario, è come se quello che non ha avuto prima e cercano un po' di aggiornarsi, realmente siamo contenti con la risposta che hanno. Questi sono gli anteprogetti che fanno, non facciamo progettazione, facciamo anteprogetto, perché se no entriamo in conflitti con il dipartimento di progettazione. Non lo dire. Non lo dire. Bene. Dunque, semplicemente solo per chiudere il tema precedente, io credo che da parte nostra, da parte degli studenti soprattutto, quel corso è sempre sentito come un'opportunità. Quindi c'è un coinvolgimento fantastico da parte degli studenti, sanno che lavorano tanto ma lo fanno volentieri. E quello è molto positivo, no? E anche da parte nostra dici vabbè, devi correre, però sappiamo che è per un buon fine. E Bologna 2, cosa succede con Bologna 2? Bologna 2 cambia il sistema, per cui abbiamo 5 anni più 1, invece che abbreviare allunghiamo, quindi 5 più 1, obbligatori, perché se non arriviamo al più 1 del master non hanno un titolo definitivo. Cosa succede? Qual è la ripercussione di questa nuova struttura sul nuovo piano di studi? Restauro rimane, per fortuna, vi assicuro che sono battaglie ogni volta. Noi ogni volta che arriva un piano di studi nuovo è una battaglia tremenda.